Oggi vi chiedo scusa per gli occhiali, ma io non riesco a tenere gli occhi aperti. Quando c'è troppa luce mi dà veramente fastidio. E siccome ho voglia di parlare, bisogno di parlare di questo artista, la faccio con gli occhiali. È già successo, mi avete perdonato. Allora, un artista difficilissimo da spiegare. Ma perché? Perché è il verbo che è sbagliato, spiegare. Noi usiamo sempre questo. Mi spieghi quel quadro. I quadri, come la vita, non si spiegano, si comprendono. Questa è la differenza. La spiegazione è un concetto scientifico. Io posso spiegare perché l'acqua bolle, posso spiegare perché d'estate in autostrada sull'asfalto sembra di vedere delle pozze d'acqua. Si possono spiegare queste cose perché c'è una causa e c'è un effetto, ma non si può spiegare la vita, la si può comprendere. Immedesimandosi nell'altro, ecco il concetto di empatia. È molto bello, per esempio, in tedesco la parola vita è Leben, che è molto vicino a Liebe, che vuol dire amore. Ma vedete, queste parole confinano, quindi non puoi spiegare certi concetti. E Kunellis è l'artista che, secondo me, meglio di qualsiasi altro ha messo in scena proprio l'esistenza, la nostra vita, la nostra storia. Lo ha fatto a partire, diciamo, dagli anni 60, lui arriva in Italia alla fine degli anni 50 e poi a un certo punto, con delle installazioni, ecco che ci parla di noi. In che modo? Utilizza una base, una lastra d'acciaio che sostituisce la tela. Ecco, Kunellis esce dalla tela, no? Già Pollock aveva cercato di uscire fuori, sempre dipingendo. Fontana, con il taglio, esce dalla tela. L'uscita dalla tela è un tema caldo del secondo Novecento. Lui sostituisce la tela. In realtà non esce dalla tela, la sostituisce con un supporto d'acciaio che ha le dimensioni di un letto, 2 metri per 1,80 metro, o quando è più piccolo 1 metro per 70. Di quando è grande è come se fosse un letto, quindi la dimensione umana. E su questa superficie, che ripetiamolo, non è più una tela, ma è una superficie d'acciaio, un acciaio particolare, lui mette in scena la nostra vita, la nostra storia, partendo per esempio da una putrella. Che è il lavoro, che è la vita, oppure utilizzando dei sacchi di caffè che contengono il carbone, cioè tutti quegli oggetti, quelle cose che hanno avuto una funzione vitale anche per l'uomo, ebbene vengono sottratti dal luogo in cui siamo soliti vederli e vengono messi in scena su questo palcoscenico che è la superficie d'acciaio. Ecco allora questa drammaturgia, ecco allora non più dipingere, non più rappresentare, ma presentare la cosa per noi. C'è un quadro, secondo me un artista molto vicino a Kunellis è Caravaggio. Caravaggio ha messo in scena la vita più di qualsiasi altro, cioè più realista di lui non c'è nessuno. Pensate il piede sporco del pellegrino, che della Madonna dei Pellegrini, appunto di Sant'Agostino a Roma. Piedi sporchi, perché la gente all'epoca del 600 giravano a piedi scalzi, oggi non ha più senso, ma quel senso lì di vita vissuta, di fatica, di dolore, è la putrella. Tra l'altro c'è un'opera di Kunellis dove la putrella sembra proprio la croce della crocifissione di San Pietro, appunto di Caravaggio, che si trova in Santa Maria del Popolo a Roma. Cioè, vuol dire, noi dobbiamo sempre andare sotto, scavare dentro l'opera d'arte e non limitarsi solo a quello che c'è in apparenza. Ecco, Kunellis ci ha messo davanti la realtà, la vita di tutti i giorni, e l'ha trasformata in un'opera d'arte. Per me lui è un artista straordinario, poetico, drammatico, struggente, dolcissimo, cioè ha veramente tutte le caratteristiche che un artista deve avere. Adesso taglio qua perché sennò esco dalla strada, cioè io quando poi entro troppo nell'opera mi dimentico e devo tenere d'occhio tutto. Già mi hanno rimproverato che non si può guidare e parlare d'arte. Lo sto scritto, guardo la strada come se ci fosse qualcuno di fianco, gli racconterei le stesse cose, e che non c'è, e allora la racconto a voi. Arrivederci.